se non abbiamo fatto male i conti, era due mesi e un giorno che Modena non vinceva, e se abbiamo fatto male i conti, 3-0 è una notizia. Eh sì, ma è frutto di quello che siamo e che abbiamo passato. È stato un periodo difficile che però veramente ci ha dato quella forza in più per reagire, per unirci ancora di più, perché già eravamo un gruppo fantastico, ma adesso lo siamo ancora di più. E non posso che dire grazie a tutti, perché veramente oggi c'era un'emozione, una forza in campo veramente speciale, e anche perché siamo riusciti a riaccendere il Palapanini, che questa è una cosa veramente speciale. Io torno a proprio i primi scambi della partita, quando loro sono partiti molto molto forte, voi avete coperto un sacco di palloni, avete sopportato un po' la loro forza iniziale, e forse la chiave è anche un po' lì, perché magari perdere all'inizio, subire subito dei break, poteva dire cambiare, no, tutto il corso della partita. Ma certo, però noi eravamo preparati, perché abbiamo lavorato tantissimo su questa cosa, quindi abbiamo saputo soffrire, soprattutto all'inizio, dove loro sono partiti forte. Dopo abbiamo espresso il nostro gioco e loro hanno accusato, giustamente, quindi poi è arrivato questo 3-0. Avete vinto una partita chiave, no, per la stagione, però vincono anche le altre, vincono anche, vince Verona, vince Monza, dei big match. Cosa può succedere? Cioè, qual è il valore di questa partita, anche guardando la classifica? Ma sicuramente ha un valore per la classifica, però io personalmente non guardo sicuramente quello, ma guardo il nostro stare in campo, che è cambiato ed è veramente una grande cosa per le partite a venire, e soprattutto quella di mercoledì, che è molto importante per i punti, sì, ma per un'altra conferma del nostro gioco.